Ciao a tutti draghi, io sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video guida su Warframe. Oggi andremo a parlare, come avete visto sicuramente dal titolo, delle relic su Warframe e, per la precisione, i punti dove io preferisco andare a farmare reliquie quando ne ho chiaramente il bisogno. Ora, parliamoci chiaro, ragazzi, ognuno di noi ha i suoi posti preferiti dove andare a farmare reliquie. Su questo non voglio dire assolutamente nulla. Questi non sono i luoghi migliori dove farmare le reliquie, questi sono i luoghi dove io farmo le reliquie. Mi sono chiesto spesso in live dove farmare un tipo specifico di relic, per cui ho deciso di realizzare questo video così da levarci ogni singolo dubbio. Comincerò dicendo che chiaramente esistono 5 tipi di reliquie, ma lasciamo stare l'ultima reliquia uscita da poco, ossia la reliquia Requiem. Quella la lasciamo da parte, quella essenzialmente vi basta eliminare o comunque andare a cercare il vostro Kuvalich in giro per le mappe, eliminare i suoi affiliati in giro per la mappa. E prima o poi vi escono le reliquie. A un certo punto ne avrete così tante che non saprete veramente cosa farvene. Per cui evitiamo di parlare direttamente della Requiem e concentriamoci sulla Lit, sulla Meso, sulla Neo e sull'Axie. Quando ho bisogno di fare reliquie Lit, io vado sempre solo ed unicamente su Epit. Epit è una cattura nel Void. Vado solitamente con Volt con la massima velocità, trovate comunque la sua build all'interno sempre di questo canale YouTube. È la build che utilizzo per fare questa missione, la build a speed. E all'incirca in 1 minuto, 1 minuto e 30 massimo, se proprio va male, riesco a completare questa missione. Quando si trasforma in sterminio, cattura all'inizio, poi diventa uno sterminio, preferisco uscire e ricominciare. Questo mi fa comunque risparmiare tanto tempo. Epit nel Void dà al 100% una reliquia Lit. Per cui mi rendo conto che può essere noioso effettivamente fare questa mappa sempre, sempre, sempre e sempre, però all'incirca in 1 minuto e 30, andiamoci un pochettino larghi, riusciamo a fare una lit garantita. Per cui missione esci, missione esci, missione esci. Dopo 10 volte già ti sei un pochino rotto le scatole, ma ti sei fatto 10 reliquie in quanto? 20 minuti? 15? Dello stesso tipo. Per cui non è affatto male. Per quanto riguarda invece le Meso e le Neo, io preferisco Ukko. Ukko è un'altra cattura, la faccio sempre con il signor Volt. Da questa missione è possibile avere sia una Meso che una Neo. Non esce sempre Meso, non esce sempre Neo. C'è una probabilità. Perché faccio questa? Perché è sempre velocissima. È sempre velocissima, esattamente come le alt, come Epit di prima. Sempre con Volt 1 minuto, 1 minuto e mezzo. Mi raccomando, mettetevi sempre in solitario quando fate queste missioni qua, perché trovate la gente che va nel Void per farmare magari i cristalli di Argon, per cui perdete soltanto tempo. Vi ripeto comunque, questo non è magari il modo più efficace per farmare unicamente Meso, ma è come io faccio le reliquie Meso e le reliquie Neo. Per quanto riguarda le reliquie Axie, io avevo due metodi. Uno era andare su Eris, su Xini, l'intercettazione di Xini. Questa ha una probabilità quasi certa di droppare nella rotation A una reliquia Neo. Può droppare anche 3 mod, ma per la maggior parte, a meno che voi non siete sfigati, vi droppa le reliquie Neo. Mentre nella rotation B e nella rotation C vi dà reliquie Axie. Quindi doppia chance di droppare reliquie Axie. Andavo anche su Kalarazar, sempre una difesa qui su Eris, però la probabilità che uscissero altre cose oltre alle reliquie è troppo alta, per cui alla fine l'ho abbandonata. Di recente mi sono consigliato sempre in live di andare sulla Luna a fare Apollo, il Disturbo Corpus, su
su Apollo, sulla Luna, sulla Lua. Ora, per questo tipo di missioni bisogna fare un discorso un pochino più ampio, adesso ne parliamo meglio chiaramente, ma considerate che io di solito faccio 8 round, non di più, non di meno, ne faccio 8, poi esco e ricomincio, perché comunque poi i demolici diventano veramente forti, quindi non vale la pena continuare, tanto ricominciano sempre le solite rotation. Per cui io personalmente preferisco uscire e ricominciare. Diciamo che in questa tipologia di mappa, se tutto va bene, se difendete le conduit, le difendete bene sempre, specialmente all'inizio, i primi 2-3 round, droppate solo ed esclusivamente reliquie Axie. Quindi se vi va bene, su 8 round vi fate 8 reliquie Axie, con la possibilità chiaramente di droppare la lente Lua o un medaglione universale. Adesso comunque parliamo in maniera più approfondita del disturbo. Non avevo capito molto bene come funzionavano, in live mi hanno fatto aprire gli occhi, quindi li faccio aprire anche a voi nel caso in cui non fosse chiaro come funzionano. Esistono diverse mappe di tipo disturbo sul nostro sistema solare. Ne abbiamo una su Marte, Olympus, una su Giove, Ganymede, una su Urano, Ur, che molti di voi dovrebbero conoscere, una su Nettuno, una su Sedna, una sulla Lua, sulla Luna e una sulla fortezza Cuva. Quelle che ci interessano sono Olympus su Marte, Ur su Urano, Kelpie su Sedna e ovviamente Apollo su Lua. Queste sono quelle che droppano con un buon 90%, 99 addirittura, per cento di possibilità di droppare reliquie. Le altre, Giove, Nettuno e la Fortezza Cuva, droppano anche altre cose o droppano soltanto altre cose, quindi non ci interessano. Cominciamo con Marte, con Olympus. In questa mappa la rotation A e B droppa reliquie Lit, mentre la rotation C droppa reliquie Meso. Le rotation tuttavia funzionano in maniera diversa nei disturbi. Magari vi metto proprio qui a schermo una guida, una piccola guida trovata sulla wiki. La metto proprio qui in braccio a Neja, così la vedete mentre ne parlo, così è anche più facile capire. Tutto dipende dalle conduit che andiamo a difendere. Ad esempio, ci troviamo qui, round 1, ok? Nel round 1 ci sono ovviamente 4 conduit sempre, in ogni singolo round. Se noi difendiamo un solo conduit nel round 1, ci troviamo e prenderemo ovviamente la ricompensa della rotation A. Se difendiamo soltanto 2 conduit su 4, nel primo round prenderemo sempre la ricompensa del rotation A. Se difendiamo invece 4 conduit su 4 già nel primo round, prenderemo la ricompensa della rotation B, che su Olympus è sempre una reliquia Lit. Lo stesso se difendiamo 4 conduit nel secondo round, prenderemo sempre la ricompensa della rotation B, per cui una reliquia Lit. Dal terzo round in poi, anzi dal quarto ovviamente, però mettiamo che riusciamo sempre a difendere 4 conduit, ok? Diamolo per scontato che difendiamo sempre 4 conduit. Già dal terzo round otterremo sempre la ricompensa della rotation C, che nel caso di Olympus sono reliquie Meso. Ora, se siete magari in team, siete un gruppo di amici che vuole farmare questo tipo di reliquie Meso, non esiste probabilmente mappa migliore, perché da un certo livello in poi, dal terzo round in poi, dropperete unicamente reliquie Meso. Per quanto riguarda invece Ur su Urano, che dicevo, molti di voi dovrebbero conoscere, perché qui si droppano anche la Celtra e le Acarius, le armi di Gauss, il discorso è pressoché lo stesso. Rotation A, reliquie Meso, rotation B, reliquie Neo, rotation C, reliquie Neo. Per cui, se anche qui difendiamo sempre in maniera efficace 4 conduit,
prenderemo solo ed esclusivamente reliquie Neo, sempre. Fate 8 round di queste e vi porto a casa 8 reliquie Neo. Su Sedna, tra l'altro, su Kelpie, è possibile droppare nella rotation C i pezzi di Gauss, lo chassis, le neurottiche e i sistemi. Per cui, se non li avete, Kelpie, come se non ci fosse un domani. Come vi dicevo prima, nella rotation A, reliquie Meso, rotation B, Neo, rotation C, Axi, con la possibilità di droppare i pezzi di Gauss. Anche qui, stesso discorso, dipende chiaramente da quante conduit riusciamo a difendere, ma se riusciamo a difenderne sempre 4, dal terzo round in poi dropperemo unicamente la rotation C come ricompensa, quindi unicamente Axi e una probabilità chiaramente maggiore di droppare i pezzi di Gauss. Il discorso per la Lua l'abbiamo già visto, ma lo riprendiamo velocissimamente. Rotation A, reliquie Neo, rotation B, reliquie Axi, rotation C, reliquie Axi, con la probabilità di droppare una lente Lua e il medaglione universale. Capite perché adesso si droppano soltanto reliquie Axi da Apollo? Se riuscite a difendere sempre 4 conduit, riusciamo già dalla rotation 3, dal round 3, scusate, a droppare unicamente le ricompense della rotation C. Quindi comunque reliquie Axi e la possibilità di droppare la lente Lua. Se ci troviamo però nel round 1 e round 2 con 4 conduit difesi, siamo sempre nella rotation B, ma questo su Apollo, sulla Lua, sulla Luna, ci garantisce comunque una reliquia Axi. Per cui non prendiamo sotto gamba, ragazzi, le Disruption. Sono veramente, veramente ottime per droppare reliquie. Il discorso però non finisce qui sulle reliquie, perché già so che molti di voi stanno storcendo il naso, gli occhi, la lingua, la gola, il piede e che cavolo ne so, fate voi, aggiungete voi parti del corpo non oscene a questo mio elenco. Tutte le reliquie che noi droppiamo da queste mappe qui più o meno, ad eccezione del Void, sono reliquie di frame e armi non voltate, ok? Nel momento in cui la DE, la Digital Extreme Warframe, decide di buttare fuori dal Vault un frame, due frame e le loro armi o quel che siano, quelle reliquie di quei frame in particolari non vengono droppate da questo mondo, ma vengono droppate unicamente dal Void. Per cui, facciamo un esempio, dipende chiaramente quando andate a vedere questo video. Buttano fuori dal Vault Rhino, ok? Rhino Prime esce dal Vault. L'unico modo che avete nel periodo in cui Rhino Prime è fuori dal Vault di prendere le sue reliquie è di farmarle nel Void, a meno che chiaramente questo non sia specificato in altro modo, del tipo le reliquie di questo frame qua le potete droppare in X modo, ma solitamente si prendono dal Void. Facciamo un breve discorso sul Void e poi me ne vado, perché già siamo a 16 minuti di registrazione e questo doveva essere un video spiegazione breve. Io già faccio le reliquie Lit su Epit, le Neo e le Meso su Ukko. Per cui sì, è vero che abbiamo adesso parlato delle missioni di tipo Disturbo, le Disruption, che sono veramente veramente buone per droppare una quantità immane di reliquie, ma io solitamente, se sono da solo, vado a farmi comunque Epit e Ukko per quelle tre tipologie di reliquie. Magari qualcuno di voi si vuole chiudere in una bella difesa, oppure in un'intercettazione, o magari vuole fare, non lo so, un sabotaggio, uno sterminio per provare a droppare reliquie. Andiamo a vedere i drop tra virgolette migliori. Chiaramente io lo so, ognuno di voi ha la sua mappa preferita dove droppare reliquie, per cui non voglio assolutamente mettere in discussione questo. Andiamo a vedere le due mappe difesa che ci sono nel Void, ossia Taranis e Belenus, rispettivamente di tier 1 e di tier
3. Non vi sto a spiegare in questo video cosa significa tier 1 e tier 3. Sappiate che tier 3 vuol dire alla proprio lontanissima, i nemici scalano più velocemente e le ricompense sono un pochino migliori, perché chiaramente anche il livello dei nemici, vedete, 10-15 contro 30-35. Il discorso è più ampio, non lo affronterò qui. Se parliamo di Taranis come difesa, dalla rotation A abbiamo garantita una reliquia Lit, dalla rotation B reliquia Lit e Meso, e dalla rotation C reliquia Lit e Meso. Per cui, se vi fate Taranis nel Void, prendete comunque delle reliquie garantite. Easy, facilissimo. Vi fate i vostri bei 20 minuti di difesa, 40, quelli che volete, 155, non mi interessa. Li fate, uscite, ricominciate, reliquie, Lit e Meso. Per quanto riguarda invece Belenus, chiaramente, dicevo prima, è una mappa un pochino più altina di livello, siamo già in un tier 3 del Void. Nella rotation A vengono droppate reliquie Meso e reliquie Neo, nella rotation B unicamente reliquie Neo, mentre nella rotation C reliquie Neo e una piccola percentuale di reliquie Axi. Sì, ci sono delle reliquie Axi che possono uscire da Belenus, però la percentuale che possono uscire è un po' bassina. Però io ve lo dico, c'è questa possibilità, chiaramente. Se andiamo invece a fare l'intercettazione nel Void, parliamo di Mitra. Mitra. Dalla rotation A dell'intercettazione può uscire una reliquia Neo garantita, rotation B reliquia Neo garantita e rotation C reliquia Axi garantita. Per cui dopo 20 round di intercettazione vi beccate una reliquia Axi. Non è molto, però già è meglio, già la considero meglio di Belenus. Andiamo a parlare invece della sopravvivenza. Ci sono due mappe sopravvivenza, a cui cito Sterminio perché è dell'associazione, ragazzi, no? È una sopravvivenza. Ani. Ani e Mot sono rispettivamente di tier 2 e di tier 4. Ok? Tanta roba tier 4. Da Ani possono uscire dalla rotation 1. Rotation 1? Rotation A, sono stanco. Reliquie Lit e reliquie Meso da rotation B. Reliquie Meso e reliquie Neo, dalla rotation C, reliquie Meso e reliquie Neo. Praticamente, se volete farvi un bel pappardello di reliquie, tranne le Axi, Ani è la missione che fa per voi. Praticamente, a parte le Axi, può droppare tutte le reliquie immaginabili. Discorso simile, ma manco troppo, per Mot. Dalla rotation A escono reliquie Neo, dalla B reliquie Neo e dalla C reliquia Axi garantita. Già preferisco le sopravvivenze rispetto alle intercettazioni. Non ci sono punti da difendere, magari ti metti nel tuo bel punto nascosto insieme ai tuoi frame pronti per la difesa, con un Necros lì carino che ti guardi, fa l'occhiolino, cose del genere. Preferisco. Ci sono anche le sabotaggio, Stribog e Marduk, che droppano reliquie. Stribog, quando la completate, droppa garantito una reliquia Lit o una reliquia Meso, quindi comunque una reliquia garantita, mentre Marduk droppa garantita una reliquia Neo o una reliquia Axi. Magari volete fare velocissimamente un sabotaggio, Marduk, perché no? E infine andiamo a vedere le due sterminio del Void, Teshub e Oxomoko. Su Teshub è uno sterminio, reliquia Lit garantita. Su Oxomoko, reliquia Meso e Neo garantite. Niente Axi dall'esterminio. Per cui, ragazzi, io quello che dovevo dire l'ho detto. Probabilmente mi sono dimenticato qualcosa, ma tanto so benissimo che non vedete l'ora nei commenti di dirmi: hai dimenticato questo posto nel dojo del clan XYZ, se entri facendo una capriola droppi una reliquia. E no, non mi interessa. Bravi che lo sapete. Grazie che lo scrivete, così la community
può migliorare dalle vostre descrizioni, però ripeto, questi sono i punti dove io vado a farmare reliquie. Poi ognuno chiaramente ha i suoi punti. Questo video sto durando anche troppo, quindi mi fermo qui. Draghi, l'area commenti è sotto il video, vi aspetto sempre lì. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate anche un bel mi piace, perché no? Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao Draghi.